Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale. Oggi vedremo e proveremo lo Swagman Roll della Helicontex. Questo prodotto mi è stato fornito dalla coltelleria Scintilla, che ringrazio. Con questa coltelleria abbiamo instaurato una collaborazione per la quale possiamo avere uno sconto, e voi potete avere uno sconto del 15% su tutti i prodotti nel negozio online. Vi metterò il link sotto. Andate a darci un occhio perché veramente hanno dei prodotti interessanti. Secondo me lo Swagman Roll è uno degli oggetti più interessanti che ci sono nel mercato al momento, perché è veramente un multifunzione. Io quando l'ho scoperto, quando ho cominciato a interessarmi, era perché volevo un poncho liner, però la differenza da un semplice poncho liner a un oggetto come questo è veramente grande, perché questo qui non fa solo la funzione di una coperta, si riesce a farci una coperta, si riesce a farci un sacco di emergenza, lo puoi indossare come una giacca, come un poncho, oltre che sotto al poncho. Quindi lo ritengo una cosa veramente interessante che vale la pena portarsi nei boschi. Apriamolo insieme, vediamo un attimo com'è. Hanno messo anche due patch. Grazie Francesco, grazie Marco. Ecco qui, il prodotto è cinese, però come si vede anche da queste etichette, utilizza materiali di qualità, windpack nylon, le cerniere sono della YKK, clima shield tipico della Helicon. Vado fuori dal suo sacco. Eccolo qui. Quando lo si toglie dal sacco, ecco la cerniera chiusa, chiamiamolo in modalità sacco a pelo. Forma un sacco sul quale ha anche uno spago elastico con un fermo a molla fatto bene. Qua c'è anche l'alamaro, poi vedremo cosa serve. Andiamo ad aprirlo. Ha le cerniere sia da un lato che dall'altro, però si può aprire solo da uno, l'altro è cucito. Lo vai ad aprire, forma una coperta piuttosto grande, ha un lato con l'imbottitura trapuntato e l'altro lato non è idrorepellente ma è resistente all'acqua, diciamo. Il cappuccio è all'interno di una piccola sacca, lo si estrae, ha due velcri, uno per la chiusura e uno per l'apertura, e così si va ad indossare. Quando lo indossi, classico poncho, davanti ha una piccola tasca con un'asola, questa tasca qui per appoggiare qualcosa, oppure anche, poi lo vedremo, per infilare tutto il poncho all'interno. Se si vuole chiudere per avere più calore, ha questi agganci di plastica montati su regolabili in modo che sia una taglia unica, sia per chi è grande che piccolo si può regolare, o se hai magari uno zaino alle spalle, elastici, e si va a chiudere. Adesso vediamo un attimo come. Devi farlo su così. Ah no? No, com'è che lo facevano su? Aspetta. Guarda che fuori onda. Sì, è la prima volta che... Adesso, grazie a mia moglie che è venuta in soccorso e mi ha spiegato come cavolo funziona questo coso, e quindi siamo riusciti a chiuderlo, vi faccio vedere anche a voi. Te lo chiudi alle spalle, dopodiché l'altro pezzo, da questo lato, si ottiene un poncho chiuso che ti funge anche da giacca. Chiaramente adesso sono in interno, però si sente già che è abbastanza caldino, me lo aspettavo un po' più leggero. Il cappuccio ha una chiusura, se uno vuole stringerselo per il vento, per la pioggia, e ripara abbastanza bene.
prodotto è veramente interessante. Avevo pensato di non andare fuori a provarlo oggi perché la temperatura è negativa e sta veramente nevicando parecchio. Fighetta. Ecco, ma visto che mia moglie la pensa così, andiamo fuori a provarlo, dai. Eccoci qua, all'esterno, ha smesso di nevicare, la temperatura è 5 gradi sotto zero, tira un leggero vento, niente di particolarmente pesante. Ho su solo un pile tecnico, è questo qua, e diciamo ti tiene abbastanza caldo, è bello caldino, ti ripara dal vento, così anche senza nient'altro ci si può stare insomma all'esterno con una temperatura così. La vestibilità è buona, mi ci trovo bene, limita un pelo l'alzata delle mani, no? Come vedete è anche normale visto il tipo di oggetto, però va bene insomma, mi trovo veramente bene. Ah, gli alamari sui quattro lati, eccoli qua, che si vanno a infilare nell'occhiello del poncio per andare a formare un liner, però anche con un cappuccio che quindi ti tiene caldo. Adesso vediamo come fissarci il poncio e come veste col poncio. Prima di tutto lo apriamo. Poi li andiamo a fissare sugli occhielli gli alamari. Perfetti, entrano bene. Eccolo qua. Così funziona esattamente come un poncio liner normale. Lo si può chiudere qui o gli si può chiudere anche le clip del poncio, come uno preferisce. Perfetto, calza giusto. Visto che questo è un oggetto pensato per un uso così anche in un certo senso minimale o di emergenza, lo usi per molte cose, ho pensato che fosse interessante di provarlo anche in una situazione minimale, tipo survival come questa qua. Mi sono portato via pochissime cose, una maca, questa qui è della Decathlon, economica, con già le sue corde. Con questa e il poncio andremo ad allestire un piccolo riparo qui. Prima di tutto fissiamo la maca, qui ci sono le sue due corde. Quello che non mi piace della maca del Decathlon è che ci fa sempre tanta fatica a tirare fuori. Parti da un lato, qui mi fisso semplicemente con una cassa d'amante, ok, vedete voi nodi che siete abituati a fare. Da questa parte sarà la parte fissa. Da questa parte intanto la appoggiamo, poi tireremo un secondo momento. Da quest'altra parte, dopo aver tolto questo albero qua semicaduto, andiamo a fare la stessa cosa, però ci faremo un sistema di tiraggio. Ce ne sono tanti, da una parte sempre una cassa, dall'altra parte uno dei più semplici. Questa qui è la prima parte, adesso andiamo a metterci una piccola copertura. Partiamo da questo lato. È importante che il liner sia sempre tirato bene, quindi gli faremo un sistema di tiraggio. Adesso prendiamo il poncio e facciamo la copertura.
subito da questo lato, perché innanzitutto ha gli spaghi e poi ha una lunghezza maggiore. Si possono usare direttamente i laccetti che ci sono su quasi tutti i pochi, se non ce li avete vi consiglio di metterli per tirarlo. Un prusik e via. Ecco qua, tutto ben fissato e teso, ci si può andare a dormire. In questo caso ci ritorna utile questo accessorio. Andiamo a creare il nostro sacco di emergenza semplicemente chiudendo le cerniere. Eccolo qua. E il nostro bel giaciglio è pronto. Adesso andiamo a inserirlo qui sul davanti. C'è una piccola tasca. Vediamo se ci riusciamo. Così al primo colpo. Diciamo che anche se l'ho messo dentro come un contadino, senza sistemarlo bene, ci sta nella sua bella tasca. Anche qui hanno riportato le stesse informazioni della custodia. Portato così non ti occupa nemmeno tanto spazio. Sinceramente, quando ho cominciato a interessarmi a questo oggetto, trovavo che 90-100 euro, quello che lo trovi in vendita, non fossero affatto pochi, insomma, per un liner alla fine. Però dopo averlo provato, dopo averlo testato, visto come funziona, come veste, le possibilità che ti dà, devo dire che non sono per niente tante. Il prodotto è pensato bene, è intelligente, la fattura è veramente buona, le cerniere, gli alamari, le chiusure sono ottime, si vede insomma la qualità. Quindi sinceramente per 90-100 euro non ci penserei due volte, insomma, è veramente un ottimo oggetto da avere con sé, veramente versatile. Oh, è veramente una figata sto coso. Se vi interessa questo articolo potete andare nel sito della Coltelleria Scintilla, lo trovate veramente a un buon prezzo, quindi buttateci un occhio e se c'è qualcos'altro che vi piace lì potete anche usare il nostro codice sconto Nordestern. Com'è che funzionava? Ci sono i ganci dietro e quelli davanti, prima il dietro e dopo il davanti. Ne voglio uno anch'io.